Retail Banking Destinazione Futuro è il titolo dell'edizione 2017 di Dimensione Cliente che si è appena conclusa. In che direzione sta andando questo futuro? Il futuro è già arrivato ed è già arrivato in tutti i campi del retail. È un cambiamento epocale che riguarda tutti i settori e naturalmente anche le banche. Siamo partiti da che cosa vuole il cliente oggi e abbiamo scoperto un cliente che ovviamente non è più il cliente della banca, non è più il cliente della grande distribuzione, è un cliente, un individuo che ha su di sé una grande forza, costruita anche con il digitale, con un'enorme massa di informazioni, di conoscenze, una capacità oggi molto maggiore di distinguere, di capire che cosa c'è nel mercato. E questo lo porta ad avere dei comportamenti nuovi, di attenzione nei confronti delle marche, delle banche, quindi nel nostro caso. L'innovazione è su tutti i fronti, abbiamo lavorato molto partendo dalla customer experience, che oggi forse è il punto di inizio della narrazione, perché abbiamo visto che c'è un po', finalmente forse, un ribaltamento anche della progettazione dell'innovazione che parte proprio da quello che è il punto di vista del cliente, la promessa al cliente, che cosa vogliamo che arrivi al cliente, e costruisce così tutta a ritroso, tutta la strumentazione più adatta, per la sua esperienza. Questo forse è il punto chiave. Parlando di innovazione, non si può fare a meno di parlare di tecnologia. Quali sono le nuove frontiere tecnologiche che stanno interessando il retail banking e su cosa vanno a incidere? La tecnologia è il fattore abilitante di tutte le innovazioni. In questo contesto abbiamo parlato tanto di innovazione, soprattutto nel campo dei big data e dell'intelligenza artificiale, che sono proprio, possono costituire un tessuto connettivo, della relazione tra le banche e i clienti, perché è la conoscenza del cliente e la possibilità di personalizzare il servizio e di essere presente nel momento che il cliente desidera la presenza della banca, poter essere presente con il messaggio più giusto. Quindi non più una comunicazione, un'offerta generalizzata, ma un servizio sempre più adatto ai singoli clienti. Questo è l'obiettivo di tutti, ma oggi la tecnologia ci consente di avvicinarci molto di più rispetto a questo obiettivo. E sicuramente l'uso dei dati da parte delle banche può essere un grande territorio di esplorazione ancora maggiore.